Anticipazioni tempesta d'amore, puntate tedesche. Guai per Michael, Veronica arriva al Fürstenhof. Arrivano news clamorose dagli appuntamenti d'Oltralpe. Valentina si servirà del fratello di Eleni, Noah, per far ingelosire Michael, finendo per mettere il dottore in una situazione a dir poco spiacevole, sia per la sua reputazione che per la sua carriera. Intanto, a Big Lime, giungerà Veronica Schwarzbach, detta Vroni, sorella minore di Eleni e Noah, la quale sarà totalmente all'oscuro della situazione che stanno vivendo i suoi genitori, ovvero Marcus ed Alexandra. Anticipazioni tempesta d'amore, puntate tedesche. Valentina Salfield usa Noah per far ingelosire Michael che viene denunciato da Robert. In Germania, la 19ª stagione di Tempesta d'Amore vede il personaggio di Valentina Salfield sotto ai riflettori. Come ben sapete, la figlia di Robert, dopo il tradimento di Fabienne, ritornerà a Big Lime ed intraprenderà gli studi in medicina, dando una svolta totale alla sua vita dopo un momento buio e difficile. Stando tutti i giorni a stretto a contatto con l'ex suocero Michael durante un tirocinio in ospedale, finirà per sviluppare un sentimento nei suoi confronti. In aggiunta a ciò, i due cominceranno a lavorare insieme ad un progetto molto interessante riguardante la costruzione di una casa sull'acqua. Dopo settimane passate a riflettere, la ragazza non potrà più far finta di niente e sarà così che arriverà addirittura a confessare all'uomo ciò che sente per lui. Il risultato, quale sarà? Profondamente scosso, il dottore farà trasferire la ragazza presso un altro reparto, in modo da ridimensionare i contatti. Tuttavia, a causa del progetto edilizio cominciato settimane addietro, i due non potranno fare a meno di vedersi. Valentina, così, anziché farsi aiutare dal medico, chiederà aiuto a Noah Schwarzbach, fratello minore di Eleni, protagonista della nuova annata nonché figlio di Alexandra e Marcus, i nuovi comproprietari dell'hotel. Noah, un ragazzo sensibilissimo nonché amante dell'avventura e della natura, accetterà felice. E, con il passare del tempo, finirà per innamorarsi di lei e per provare qualcosa che non sarà affatto solo amicizia. Valentina, però, presa da Michael, cercherà di sfruttare il debole del nuovo arrivato solo per far ingelosire il dottore. Intanto, proprio quest'ultimo, ogni volta che li vedrà interagire, sembrerà andare incontro a sentimenti discordanti. In realtà, anche il medico, pur non ammettendolo apertamente, si sentirà in qualche modo attratti dalla Salfield e cercherà di reprimere ciò che sente per paura del giudizio di Robert, suo migliore amico e di quello di Fabienne, visto che Valentina è stata la sua ex. Gli spoiler, al momento, tacciono ma indicano che Valentina farà di tutto per provocare delle reazioni in lui. Ci riuscirà? Ebbene, la risposta è no. Dopo un'attenta riflessione, il medico affermerà di essere contento dell'avvicinamento tra la Salfield ed il giovanissimo Schwarzbach e del fatto che la ragazza lo stia dimenticando. Pian piano, però, Noah prenderà consapevolezza della presa in giro. E non la prenderà affatto bene. Vedremo che affronterà duramente la ragazza, chiedendole di smetterla di usarlo per i suoi infimi scopi. Dunque, la loro amicizia, a seguito di questo episodio, subirà un contraccolpo. In aggiunta a ciò, Robert, analizzando i comportamenti della figlia e i suoi recenti discorsi, non ci metterà molto a pervenire alla verità. Scoprirà cioè che la stessa si sia invaghita di Michael. Credendo che quest'ultimo l'abbia in qualche modo sedotta, deciderà di seguire i suoi spostamenti per cogliergli in flagranza. E, un giorno, assisterà ad una scena che lo manderà fuori di testa. Vedrà il suo migliore amico prendersi amorevolmente cura della Salfield, lasciando trasparire un affetto a dir poco eccessivo. Convinto che il medico stia rovinando la vita a sua figlia, cosa farà? Non solo lo affronterà, ma arriverà perfino a chiudere per sempre i rapporti con lui. Non contento, poi, lo denuncerà alla dirigenza dell'ospedale facendo credere che abbia intrecciato una relazione proibita con una sua tirocinante. Sarà così che per il nostro Michael inizierà un vero e proprio cammino in discesa? Verrà licenziato? Valentina interverrà per risolvere la situazione? E, tutto da scoprire. Anticipazioni tempesta d'amore, puntate tedesche. L'arrivo di Veronica Schwarzbach, sorella minore di Eleni e Noah. E adesso, soffermiamoci su un personaggio femminile che, a breve, farà il suo ingresso nelle puntate tedesche della fortunata serie.
i fans italiani della soap, attualmente immersi nelle vicende della 18esima annata con protagonisti Paul Lindberg e Josie Klee, dovranno attendere circa un anno per vedere questa new entry in azione, nonché le storyline della 19esima stagione, entrata in questi giorni nel vivo in Germania. Comunque sia, il nuovo ruolo in questione fa parte della famiglia Schwarzbach e farà la sua irruzione nel cast nel corso dei festeggiamenti della puntata numero 4000, che vedrà al centro della scena i Salfield e Edison Bichler, le famiglie più importanti della serie. Le prime anticipazioni su questo personaggio indicano che Veronica, chiamata da tutti Vroni, farà il suo arrivo al Fürstenhof in un momento molto delicato per i suoi genitori, ovvero Alexandra e Marcus che, come ben sapete, sono sulla via del divorzio. Come più volte vi abbiamo spoilerato, i due coniugi giungeranno a Bichlheim dopo essere riusciti a comprare le quote di Arian Kallenberg. E saranno desiderosi di vendetta in quanto avranno uno scopo ben preciso, vendicarsi dei torti passati di Christoph. Quando, però, quest'ultimo rivedrà Alexandra, sua storica fidanzata, il sentimento d'amore riesploderà. E, ironia della sorte, anche per la attraente avvocata sarà lo stesso. Nel giro di poche puntate, i due inizieranno una relazione clandestina che, ad un certo punto, non sarà più facile celare agli occhi di tutti. In aggiunta a ciò, Marcus e Christoph inizieranno a farsi battaglia. E quando il Salfield scoprirà gli affari illeciti del rivale, non esiterà a denunciarlo alle autorità competenti. Ne scaturirà uno scontro fisico e verbale che porterà Eleni a cercare di sedare disperatamente la lite. La ragazza cadrà dalle scale nel tentativo di bloccarli e Christoph, dal momento che con i suoi intrighi farà bloccare tutti i conti della coppia, si farà carico delle spese ospedaliere volte a salvarle la vita. Nel frattempo, Marcus verrà arrestato ma Alexandra, devastata dai sensi di colpa, ne assumerà la difesa. E non esiterà a lanciare all'uomo un ultimatum: se riuscirà a farlo scarcerare, dovrà abbandonare la città e permettere a lei e Christoph di vivere una vita insieme. Nel frattempo, la donna confesserà al suo nuovo amato la vera paternità di Eleni. In altre parole, Christoph scoprirà di avere un'altra figlia. In poco tempo, anche la ragazza perverrà al vero. Ma preferirà tacere con il suo papà biologico, in modo da non arrecargli ulteriori dolori. Dunque, ritornando al personaggio di Vroni, vedremo che si inserirà in un quadro familiare molto complesso e difficile. Quando la ragazza metterà piede a Bichlheim, però, ignorerà completamente quanto stia succedendo alle sue spalle. La sorella Eleni, tuttavia, sarà molto felice di rivederla. E non esiterà a parlarle di una passione scoperta da poco, quella per la coltivazione in serra, peraltro location storica della soap e che, per precise scelte degli autori, è stata menzionata molto poco, se non addirittura per niente, negli ultimi tempi. Una decisione che offre, dunque, molti spunti sul peso che si vuole dare alla storia d'amore della nuova stagione di Tempesta d'Amore, che vede protagonisti Eleni e il giovane medico Leander Salfield. Proprio nella serra del Fürstenhof, si sono consumati parecchi drammi ed hanno trovato sviluppo diverse vicende a sfondo amoroso. Dunque, che cosa accadrà adesso in questo luogo così particolare? Non resta che attendere le prossime news per scoprire quali altre storyline spetteranno sia alla new entry Vroni che agli altri protagonisti. Gli spoiler di Tempesta d'Amore terminano qui, pronti a tornare con nuove vicende sempre più appassionanti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace ed iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.